Let's fly now! Let's fly now! Ciao a tutti, Starlet Boy, qui è X5Star che parla e oggi siamo qui con l'ultima lotta Wi-Fi su Pokémon X e Pokémon Y. Allora, mi vedete qui nel centro Pokémon per il semplice fatto che sto soft resettando Diancie per avere un Diancie flawless da usare come Mega Diancie. Perché, oh mio Dio, Mega Diancie è un Pokémon bellissimo, lo voglio in OU a tutti i costi. A tutti i costi lo voglio in OU. Allora, oggi vi porto una lotta contro Stefano, ragazzo che battla molto bene. È uno di quelle persone che faccio fatica a battere o a mettere addirittura sotto pressione. E beh, questa è stata una delle lotte più belle che ho fatto ultimamente, anche perché dato che mi sono dovuto ho comprato Bravely Default e ci ho nerdato anche piuttosto tanto, mi sono dovuto comprare una nuova scheda SD. Tutte, anzi vi faccio vedere, tutte le mie cose sono nell'altra scheda SD e non mi andava di andare a cercarle e andare a rivedere e bla bla bla. E quindi vi beccatevi questo video come addio Kalos, anche se ho già fatto un video più o meno addio Kalos della, come cavolo si chiama, della best of month. Ma hey, la best of month fa schifo, infatti dovrei smetterla di fare video sulla best of month. Ma questi sono solo futili dettagli. Allora, io vi porto un team con due Pokémon che non so usare, ossia Ditto e Haxorus. Sono due Pokémon che non so usare. Io comincio, lui invece si porta un team piuttosto bilanciato. Mi sono appena accorto che ho i pantaloni del pigiama messi al contrario, che bella cosa. Cose belle da scoprire in diretta. E porta due Pokémon che io odio. Il primo è ovviamente Mega Pinsir, perché dai, dovrei spiegarvi perché odio Mega Pinsir, davvero, davvero dovrei spiegarvi perché odio Mega Pinsir, penso che ormai sia noto a tutti, cioè, se vai da Obama e gli dici, ehi Obama, sai per caso perché Xinko odia Mega Pinsir, lui ti risponde subito, cioè, netto, preciso. Ovviamente lo devi chiedere in inglese, ma sono dettagli. E poi Mew. Mamma mia, Mew, se un rompipalle. Ma voi non ne avete idea di quanto sia fastidioso Mew. Comunque, iniziamo subito questa lotta. Io parto con Ditto perché mi aspettavo che iniziasse con Ikran per mettere le vitorocce, così potevo metterle anche io dalla sua parte. Lui invece comincia con il suo Rotom Wash. Bene, come ho detto, io parto subito con Ditto e lui subito con il suo Rotom Wash. Allora, ovviamente per l'abilità di Ditto, Sosia, mi trasformo nel suo Rotom. E vedendo il suo, come cavolo si chiama, il suo moveset, ho detto, vabbè, vado subito di un Invertible così evito anche di prendermi qualche danno. Decido di mandare in campo Raikou perché più o meno mi aspettavo un Invertible da parte sua ed essendo un tipo elettro potevo resisterlo piuttosto bene. E infatti, ecco l'Invertible che arriva e becca Raikou che non gli fa quasi nulla in pratica. Lui manda in campo il suo odiosissimo Mew, Shiny per di più. E io vado subito con un palla ombra sparato perché tanto la maggior parte dei Mew sono difensori fisici. Questo non ne sono sicuro, ma penso che sia anche cioè abbia degli V anche in difesa speciale. Lui prova a scottarmi, fortunatamente non ci riesce, lui cambia subito Pokémon perché un altro palla ombra non lo resisteva e quindi decide di mandare in campo il suo Ikran. Shiny anche esso, che si becca ovviamente il palla ombra da parte del mio Raikou, che potenziato dalla Life Orb fa danni e tanti. Ma non su Ikran ovviamente, perché, hey, Ikran counter a mezzo mondo ormai. Vado di Invertivolt per fargli qualche danno e per cambiare, di certo non tengo Raikou su un Ikran che potrebbe avere Geoforza.
E quindi mando in campo Rotom per spargli un bel idropompa potente in faccia. Lui ne approfitta per mettere le levito arrocciato, dato che si aspettava lo switch, oppure semplicemente sapeva perfettamente di poter resistere a qualsiasi mia mossa. Decide di ritirare Heatran dalla lotta, avendo paura magari del mio ovvio, ma proprio ovvio, idropompa, che appunto va e si schianta sul Rotom avversario con poca potenza, purtroppo, perché ovviamente è non molto efficace. Io sparo un'altra idropompa, non chiedetemi perché, e lui rivela di essere un resto cesto. Set che mi piace un casino su Rotom, ma il mio non ce l'ha. Il mio Rotom non è resto cesto, perché non lo so, volevo provare come cavolo si chiama, il Rotom con Pain Split, e non funziona tanto bene. Cioè, funziona quando vuoi abbassare la vita anche dell'avversario, ma sono dettagli. Io mando in campo la mia bellissima Gardevoir Shiny, che per essere hipster non ho soprannominato Ligeia, che si becca l'Invertivolt e fa più o meno danni assieme alla Levitoroccia. Lui, vedendo il mio Gardi, ne approfitta per mandare Pinsir e per poterlo mega evolvere. Ovviamente acquisisce l'abilità Rompiforma, che non è una bella cosa. Io cambio subito e mando in campo Rotom, perché la prima cosa che ti ho detto quando ho visto quel Pinsir è stata: oh mio Dio, scottalo, 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 scottalo e scottalo. Perché un Pinsir bruciato è un Pinsir finito. Cioè, non proprio, però i danni sono già meno. Lui fa un ritorno potente che mi toglie in pratica quasi mezza vita. E io fortunatamente recupero più o meno quel che basta per sopravvivere un altro ritorno, grazie agli avanzi. E vado più o meno potente. E vado sparato di un fuoco fato, sperando che lui non switchasse e rimanesse per fare un altro ritorno. Sfortunatamente ciò non accade, e quindi fa lo switch dal mio Pokémon più dato al mio secondo Pokémon più dato, Mew, che lo scotto, e tramite l'abilità sincronismo scotta anche me, riducendo così la mia longevità di Rotom, perché un wall scottato inizia a perdere TS ogni turno e gli avanzi non bastano per recuperarli. Vado di un Invertivolt sperando di buttarlo a KO, non ci riesco, e quindi mando in campo Ditto per vedere anche che moveset aveva. Allora, nel suo moveset vedevo Prespolo, Fuoco Fatuo, Knock Off e un'altra mossa che non ricordo. Io sono andato sparato di privazione, per il semplice fatto: su Mew gli facevo un casino di danni, e su chiunque entrava sicuramente gli toglievo lo strumento, che era una buona cosa. Il problema è che mi sono dimenticato che Rotom ha perso lo strumento e Mega Pinsir si è mega evoluto, quindi la cosa era totalmente inutile. Si era dovuto andare dell'altra mossa che adesso non mi viene in mente. Mando in campo il mio Raikou, che ormai viene logorato dalla Life Orb e le Stealth Rock. Faccio una bella pressione così da poterli diminuire i PP di Idropompa, che resisto con 5 di vita, giusto per fargli un potente fulmine e buttare KO quel Rotom avversario, che iniziava a dare piuttosto fastidio. E appunto anche il mio Raikou purtroppo viene ucciso. Mando in campo Gardi perché ho detto: ehi, magari è l'opportunità giusta per Mega Evolversi. Purtroppo no, perché chi entra in campo? Heatran, che di certo non resto in campo, perché un Cannon Flash non me lo voglio ritrovare in faccia. Quindi cambio Pokémon e mando in campo il mio Ditto, che si mega evolve, che copia l'Heatran avversario, e nel caso si fosse andato di Lava Sbuffo, belle cose. Lui va di Tossina, fortunatamente acquisisco anche il tipo acciaio e non mi fa nulla. Heatran viene ritirato dalla lotta subito per mandare in campo Pinsir, mossa giusta, perché io sono andato sparato di Levitoroccia sperando di abbassare la vita di quel dannatissimo Mega Pinsir. Mamma mia, quanto è odioso.
E mando in campo Rotom adesso, come vittima sacrificale. Lui mi fa una zuffa potente, che mi manda ovviamente KO perché non potevo resistere. Purtroppo non potevo. Mando in campo Sonic perché volevo fargli una potente mossa ghiaccio. Purtroppo non ho Ice Punch, purtroppo non ho. Ed è in questo caso che lo avrei voluto, perché con un gelo pugno avrei mandato KO. Ovviamente lui non restava in campo. Io sono andato di gelo scheggia, sperando di fargli tanti danni. Purtroppo se lo becca Heatran, che lo resiste ovviamente benissimo, essendo un tipo acciaio fuoco, ed essendo Heatran, perché la difesa di Heatran, le difese di Heatran sono una cosa, oh mio Dio. Io rivelo il mio calcio basso che lo colpisce, ma non basta. Gli diminuisco la velocità, cosa che non importa molto. Lui fa un boato, così da potermi logorare il team pian piano, e manda in campo e fa entrare in campo il mio Axer ZX. Allora, dato che il mio Axorus è entrato in campo, ho detto: ehi, hey, finalmente è il momento di axare, no? Purtroppo no, purtroppo no. Io vado di un terremoto perché era ovvio che avrebbe fatto boato, e facendo un altro, e se avrebbe fatto un altro boato di certo non mi piaceva, perché avrei perso vita e PP di Gragodanza. Lui manda in campo Mew, ovviamente per scottarmi il mio Axer. Io decido di ritirarlo e mandare in campo Gardi, perché era più o meno l'unico Pokémon che poteva permettersi di prendere un fuoco fatuo. Le rocce gusse colpiscono Gardi e lui va di scacciabruma, perché prima gli avevo messo le Steltorok e non voleva di certo mettere il suo Spinsir sopra le Steltorok, purtroppo. Purtroppo non voleva farlo. Ho il Nintendo scarico, quindi se si spegne son guai. Decido di finalmente di Mega Evolvermi e presentarvi Gardi. Eccola pronta, che purtroppo viene outspeedata perché la velocità non è ancora calcolato come la velocità della mega evoluzione, e io vado potente di palla ombra per finalmente mandare KO il suo Mew con un brutto colpo. Non sono sicuro se questo brutto colpo contava o no. Probabilmente non contava, perché dopo l'avrebbe mandato giù la scottatura. Entra in campo Pinsir, che mi fa un attacco rapido. Io non avevo altra gente da sacrificare, quindi purtroppo sono costretto a sacrificare Gardi. Mando in campo Ditto, così da poterlo copiare e potergli fare danni, ma tanti. Almeno questo è ciò che speravo. Il suo Pinsir viene ritirato dalla lotta e viene mandato in campo Tandaras. Tandaras, Pokémon su cui non posso far niente. Terremoto non avrebbe colpito, ritorno non è molto efficace, e zuffa. Ho deciso di sacrificare Ditto, quindi sono andato imperterrito di ritorno, sperando di consumargli qualche PS. Il mio Ditto viene mandato KO, e il suo Thunderous perde punti per la Life Orb. Mando in campo Axer, non so perché, perché mi ero dimenticato probabilmente che molta gente tipo Electro gira con la Hidden Power Ice. Resisto con 15 di vita, e purtroppo, essendomi completamente dimenticato della Hidden Power Ice, sono andato di Dragodanza. Se fossi andato per Dragartigli, non credo che l'avrei mandato KO, perché questo Axorus è fatto col Plessimetro, perché il Plessimetro è un oggetto che mi piace troppo. E va con un... Prima mi paralizza e poi dopo mi manda KO con Fulmine, cosa che non ho gradito tanto. Secondo me sarebbe dovuto andare direttamente di Fulmine, perché per rispetto, no? Leggero rispetto. Lui va di Tuononda, avendo l'abilità Prankster, quindi riuscendo a paralizzarmi coso. Io vado di Notte Sferza, non avevo nient'altro da fare.
E purtroppo la lotta finisce così, perché lui manda in campo Pinsir, che è più veloce e va di attacco rapido, per essere sicuro che io non utilizzassi Gelo Scheggia, cosa che avevo fatto, mi sa. E quindi il mio Weavile muore. E Stefano vince la sfida per un 1... sì, 1... no, 2-0, perché aveva ancora Salamence che non è sceso in campo. Questo penso che io sia riuscito più o meno a metterlo in difficoltà, vero? Sono riuscito a metterti in difficoltà, vero? Vero? Comunque, dato che il mio Nintendo è scarico e se si spegne sono guai, non si vede con il prossimo episodio, che non sarà ovviamente delle lotte wifi, perché le lotte wifi sono più o meno finite. Cosa che mi sono dimenticato di dire a inizio video, così ero sicuro che ve lo sentivate. Per Omega Ruby, io farò l'unboxing di Omega Ruby e farò il let's play, ma sarà un let's play speciale, ossia mostrerò le cose speciali, magari tipo, boh, non so, mostrerò cose che magari sono state aggiunte, oppure mostrerò gli eventi tipo quello di Beldum e le lotte in palestra, basta, dato che comunque YouTube domani si riempirà di let's play su Pokémon Omega Ruby o Alpha Sapphire, e quindi ho deciso di fare qualcosa magari un pochettino di più diverso. Comunque, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!